Il quartier generale del G7, l'Aurum di Pescara, alla vigilia della 3 giorni, forze dell'ordine, volontari e rappresentanti delle delegazioni si sono ritrovati fuori dal luogo simbolo del G7. È la settimana di questo grande evento per Pescara. Da domani, martedì 22 a giovedì 24 ottobre, in città, la riunione dei ministri dello sviluppo del G7, provenienti da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Giappone e Italia. Inoltre ci saranno 30 delegazioni africane. Il vertice è presieduto dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, che vuole lanciare un messaggio forte per la pace. La riunione si propone di rafforzare il coordinamento internazionale umanitario sul Medio Oriente per far fronte in particolare alla difficile situazione in Libano e a Gaza e di consolidare un nuovo approccio strategico verso l'Africa promosso dal nostro paese, fondato su partenariati paritari e crescita economica condivisa. La presidenza italiana ha scelto di concentrare i lavori a Pescara su 3 tematiche prioritarie: sicurezza alimentare, sistemi agroalimentari sostenibili, infrastrutture e investimenti sostenibili, salute globale. Così la descrizione direttamente dal sito ministeriale. E domani in programma il G7 Industry Stakeholder Conference in comune a Pescara. Confronto amministratori, delegati e rappresentanti delle imprese, evento promosso da Confindustria. E ci sarà il discorso della presidenza italiana del G7, rappresentata dal ministro degli affari esteri Antonio Tajani. Pescara è una città blindata con sicurezza e divieti. I grandi della terra visiteranno la città e il 23 ci sarà la passeggiata che dalla nave di Cascella attraverserà il rinato Corso Umberto fino a Piazza Sacro Cuore. Visiteranno anche l'Aurum, l'Imago Museum, il Museo Cascella, il Risorgimento e il Museo dell'Ottocento. Ma veniamo alla viabilità. 5 le zone rosse, dove è possibile entrare a piedi e in bicicletta o con il monopattino, ma solo dopo il filtraggio delle forze dell'ordine. In città è previsto un dispiegamento di 1.500 uomini e donne delle forze dell'ordine e per gestire le misure di sicurezza operativo il COC, il Centro Operativo Comunale. Per urgenze è possibile contattare il numero 085 42 83 400. C'è la soddisfazione del sindaco Carlo Masci per il G7, che rappresenta una vetrina importantissima per Pescara. Accanto a questa opportunità, però, ci sono i disagi da evitare da parte dei cittadini. L'assessore Adelchi sul Pizio dà qualche informazione, ma vi rimandiamo al nostro sito www.rete8.it e al sito del Comune di Pescara per tutti gli aggiornamenti sulla viabilità. Allora, dalle ore 14 di oggi è partito il divieto di transito. Il divieto di transito che vedrà coinvolte per l'appunto tutte queste aree che sono maggiormente coinvolte in questo senso. Quindi vediamo per l'appunto, cioè, sia tutto il divieto di transito. Noi siamo qui rispetto nelle pressi dell'Aurum, quindi potete riscontrare che c'è tutto il divieto di transito e il divieto di sosta permanente per l'appunto dalle ore 14 lunedì fino all'1 di venerdì sera, perché l'Aurum rappresenta la parte nevralgica di questo G7, quindi dove ci saranno allocate, dove ci sarà il vertice vero e proprio. Facciamo questa dovuta precisazione: noi non abbiamo voluto fare la zona rossa tutta Pescara, come è stata fatta anche in altre città, anche negli anni passati, perché abbiamo cercato di farlo modulare in maniera tale da consentire per lo più di vivere la città il più possibile. Sono 5 le zone rosse, vero? Sì, sono 5 a seconda poi degli eventi che verranno fatti all'interno della città, quindi diciamo che da oggi partiamo qui all'Aurum, poi da domani andrà a seguire sulle altre zone di Pescara dove si andranno a spostare, e lì in quel contesto entreranno sia divieti di transito che divieti di sosta. Ricordiamoci che ci saranno delle vere e proprie barriere atte che saranno presiedute dalle forze di polizia. Allora, i residenti possono tornare, però devono avere o un posto auto o un garage, e questo diciamo già ha suscitato qualche malumore, perché un residente dice: io che non ce l'ho, che faccio? Ma guarda, lì il punto è questo. Innanzitutto facciamo questa dovuta precisazione: stiamo parlando di un G7, quindi un evento in questo momento più importante al mondo che vede coinvolta la nostra città, quindi l'appello che facciamo ai cittadini pescaresi, come ho detto, è anche di godersi di questo evento. Assessore, altra questione: le scuole, il sindaco Masci li ha lasciate aperte, ma i mezzi pubblici ci saranno? Allora, i mezzi pubblici ci saranno tutti quanti, non ci sono corse che verranno soppresse, così come ci è stato detto da tua in questo momento. Ci saranno soltanto in alcune situazioni
dei cambi all'interno delle tratte che sono state ampiamente anche già comunicati. In questo caso sia invitiamo anche a prendere contatto direttamente con tua. Ci può dare qualche anticipazione, ministri, che ci sarà? Guarda, non lo possiamo dire perché in alcune situazioni non lo sappiamo neanche noi proprio per motivi di sicurezza, e altre perché l'avete anche percepito voi, c'è un'area anche di molta fibrillazione, sono veramente tante le forze di polizia e oggi c'è anche l'elemento, la cognizione del fatto di quanto sia importante questo evento.